Altro mese, altro video sul nuovo capitolo di Dragon Ball Super. Le vicende del film Super Hero continuano molto lentamente, tra il rapimento di Pan, la furia di Gohan e il combattimento contro Gamma 1. Ma prima di parlarne, vi voglio ricordare di iscrivervi e di lasciare un like al video. Vi ringrazio dal profondo del cuore per il supporto che mi date, ma ora parliamo del capitolo 94. Il capitolo inizia nella scuola di Pan, dove Piccolo e questa gente del Red Ribbon rapiranno la bambina. Lo sgherro fallirà, ma Pan noterà il ki di Piccolo e lo seguirà nell'aereo. Dopo avergli spiegato la situazione, le faranno un video da far vedere al padre. Successivamente arriveranno a casa di Gohan, dove vedendo il video si infurierà e li obbligherà a portarli dalla figlia. Arrivati sul luogo inizierà a combattere contro Gamma 1, dove l'androide è nettamente in vantaggio anche contro la forma Super Saiyan. Finché Piccolo, notandolo in difficoltà, farà finta di fargli del male a Pan, così Gohan riuscirà a trasformarsi nella sua forma Ultimate. Mi dispiace doverlo dire, ma non c'è troppo da parlare del capitolo a livello di storia, però vorrei farvi notare come, durante il corso di queste pagine, ho notato un'oppressione enorme nelle vignette. Durante la visione del lungometraggio abbiamo molte scene interessanti ed anche belle da vedere. Ora vi pongo l'esempio più lampante per farvi capire l'enorme differenza che può dare al lettore o spettatore una specifica scena. Alla fine di questo capitolo vediamo Gohan trasformarsi in Ultimate. A distanza di un anno continua a rimanermi in testa la scena del film perché era veramente fatta bene e soprattutto faceva gasare lo spettatore al cinema. Qui purtroppo lo rende la stessa maniera perché la penultima pagina ho presa da tante piccole vignette. E alla fine nell'ultima pagina vediamo questo Gohan sì serio ma non ti dà quella carica emotiva per invogliarti la lettura il prossimo mese. Da un lato è la parte cartacea dove voglio dare lo spiega delle vignette, mostrandoti semplicemente un primo piano di Gohan senza enfasi. Nel lungometraggio è un Gohan in mezza figura dove si mostra in tutta la sua potenza tramite l'aura e le scariche attorno. Penso che l'impatto visivo sia netto tra i due momenti, mi dispiace tantissimo perché poteva venire molto meglio. Chiunque sarà d'accordo con me su un aspetto fondamentale di questo capitolo, ovvero che è stato preso pari pari al lungometraggio tranne per un fattore davvero ma davvero minuscolo. Praticamente nel film, quando Piccolo e Pan salivano sull'aereo, c'erano tante persone ad osservare il mezzo, mentre nel manga hanno aggiunto un poliziotto che voleva fare la multa, ma vedendo la nipote di Mr. Satan ha lasciato stare. Purtroppo le speranze di fare dei capitoli dove almeno migliorassero o comunque aggiungessero dei dettagli in più sta piano piano sparendo. Anche perché prima dell'uscita del capitolo mi riguardo abbastanza velocemente un pezzo di film che credo aggiungano nel capitolo del mese. Infatti ero fermamente convinto che saremmo arrivati a quando Orange Piccolo ritorna dalla sua sconfitta. Ahimè ho calcolato male i tempi, ma onestamente non mi sento neanche in torto nel dire una cosa del genere, visto che in questo capitolo hanno adattato 10 minuti di film. Capite che più si va avanti e più lentamente prosegue questa storia che conosciamo già da un po' di tempo. Non voglio fare il pignolo visto che già mi sono lamentato tempo addietro, ma non si possono fare delle storie in questa maniera. Perché col film di Broly hanno avuto un'idea fantastica, idem per quella merda di Resurrection of F, dove semplicemente ti invogliono a guardare i film per non sprecare tempo sul cartaceo. Se continuano in questa maniera ci vorranno altri 3 capitoli prima di vedere la fine di questa saga. Quindi per non sprecare il vostro tempo, praticamente a luglio, agosto e settembre ci saranno capitoli su Super Hero. Pure questo mese il video durerà davvero poco, ma forse se riesco ad entrare con i tempi vi porterò 2 video di Dragon Ball al posto di uno. Ma intanto che aspettate i prossimi video potete guardare quelli che ho già pubblicato, come quello sul vero prequel di Dragon Ball oppure il video sul Gokuismo. E scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo capitolo. E alla prossima!